Ciao ragazzi, ben ritrovati. Siamo qui per cominciare insieme la quinta sfida, la quinta missione, la quinta sfida di questo Championship eFootball. Veniamo da un'ottima striscia positiva con le tre vittorie fatte, come avete visto, in un unico video vi ho proposto perché sono stati abbastanza veloci con la prima, con l'avversario che ha abbandonato. Speriamo di mantenere lo stesso andazzo anche per la quinta sfida. Sarebbe veramente una gran cosa riuscire a passarla così facilmente. Vi ricordo come sempre che, per chi come avesse cominciato a seguirci da poco, che tutte le partite che vedete sul canale sono tutte fatte con la formazione, diciamo con i giocatori ufficiali dell'Inter di questa stagione, e con anche la loro formazione. Come vedete, gioco un 5-3-2. Che è un po' quello che cioè, la formazione che gioca l'Inter con la difesa a 3, in realtà a 5. Abbiamo Beluso come primo avversario, squadra Bayer Leverkusen, un'altra squadra che penso di non aver mai visto, se devo essere onesto. Andiamo a controllare subito lo stato di forma dei nostri giocatori con un Lukaku in gran forma, anche Chala e anche Bastoni. Mi piace un sacco questa formazione. Prima di vedere il nostro avversario, vediamo i nostri. E qui ancora qualcuno addirittura meglio. Possiamo mettere sia Di Marco che Darmian, che vanno a rubarsi i posti. Molto bene. Correa no, perché c'è Chala troppo in forma per non metterlo. Ottimo così, direi. Abbiamo anche delle ottime riserve a questo punto. Il nostro avversario con una formazione rispettabile, ma decisamente migliorabile. Vedo quell'Iñigo Martinez centrale e mi fa gola. Da tempo che non gioco con una formazione, diciamo, con un livello un po' più basso. Mi fa piacere, quindi dovremmo essere fortunati. Credo che sia un ragazzo comunque che ha cominciato a giocare da poco. Ho visto anche il portiere adesso che è Milinkovic-Savic del Torino, quindi questo mi fa ben sperare. Dovremmo essere in un'ottima posizione, a meno che non ci stiamo per scontrare con un fenomeno che non ci fa vedere il pallone. E potrebbe essere, ragazzi, perché ci è capitato, se avete seguito i video del canale, ci è capitato anche di giocare contro fenomeni del genere. Come sempre, ragazzi, tutto in totale trasparenza. Vi faccio vedere, ovviamente, come gioco senza filtri. Vi ho fatto vedere le sconfitte anche quando ho perso 7-0 e vi faccio vedere come tutte le partite, ovviamente. Totale trasparenza. E si parte, ragazzi. Prima sfida prima partita della quinta sfida, della quinta missione. Quindi sembra che siamo stati fortunati all'apparenza. Qui subito Messi, bel controllo inseguito da Di Marco. Lui riesce a crossare, noi riusciamo però a recuperare il pallone. Se ne va Barella, qui bravissimo lui però con questo anticipo. Vado a tirare qui, è abbastanza discutibile la scelta. E qui avevo cercato di passare a Bastoni, si è intromesso Onana che ha spazzato via senza fronzoli, non ci ha pensato mezza volta in più. Ha detto basta adesso. Qui lui sbaglia la rimessa, io vedo. Chala che vada. Qui ho fatto questa scelta completamente errata, un senno di poi. Bravo Brozzo a recuperare questo passaggio lunghissimo che però funziona. Lautaro Martinez. Palla a Lukaku. Lautaro Martinez vede lo scatto e cerca la profondità. Non ci credo, ragazzi, non ha tirato, non so perché. Milinkovic-Savic che può prendere il pallone, attenzione qui. Ragazzi, qui è stato incredibilmente fortunato. Chala che l'aveva capito, poi in qualche modo riusciamo a prendere il pallone. Bravo però il suo Rudiger in anticipo. Ancora qui Di Marco in chiusura. Una partita iniziata in modo alquanto strano. Ho l'impressione di essere superiore, ma per adesso lui sta in realtà giocando molto, molto più che bene. Palla per Mané. Cross al centro. Non ci credo. Come ha fatto a sbagliare sul secondo tiro e poi Onana che la blocca. Intanto, ragazzi, ridendo e scherzando, superiore un corno perché lui sta giocando decisamente meglio di me. Dobbiamo svegliarci qui. Di Marco che va da Chala. Ancora offre a Di Marco che può scendere sulla destra. Di Marco che lascia risalire ancora. Un ottimo intervento suo, ma più che altro bruttissimo gioco mio. Fallo di Chala.
Niente, ragazzi, mi sa che l'ho semplicemente sottovalutato. Lì non sta giocando affatto male, anzi. Noi siamo ancora... Sembriamo ingolfati, ecco, non mi veniva il termine, ma questa è la parola giusta. Siamo ingolfati per adesso. Lui poi sbaglia qui. Ci sarà rimessa laterale. Ciala che appoggia Barella. Si fa vedere Lautaro. Serve Lukaku. Poi ancora Lautaro. Vede l'inserimento di Barella, bellissimo. Barella può scendere. Questo cross. Io in realtà speravo riuscisse a rientrare un pochino prima. Lì non aspetta alla fine con Milinkovic. C'è un rinvio lunghissimo, veramente lunghissimo. Bravissimo De Vrij qui a sovrastare l'avversario. Barella. Lukaku. La giocano rapida nello stretto. Pallone interessante in verticale. Non ci credo. Non ci credo ancora, ragazzi. Cosa sto vedendo? Niente, non va. Gli è andata di lusso perché lì aveva fatto un bel intervento, una bella girata. Lautaro. Lukaku con il sinistro, non è finita ancora Lautaro. E qui la palla che entra, ragazzi, ma bisogna dare a Cesare quel che dice Cesare. Qui la palla è entrata semplicemente perché il suo portiere è... Non voglio dire scarso, ma non è a livello, non è un top portiere. Perché qui in qualsiasi altro portiere top non avrebbe mai, e dico mai, lasciato passare quella palla. Qui bellissimo l'1-2 che lancia Barella. Con il destro, non sbaglia. E qui ancora, ragazzi, un portiere top non l'avrebbe fatta entrare. 2-0, ci svegliamo all'improvviso. E vediamo, lui ha messo pausa. Non sappiamo... Ed è abbandonata, direi. Quindi si fa l'esordio col botto anche in questa divisione 5, ragazzi. Su partita super veloce, io ve ne offro un'altra al volo. Ricordiamo che possiamo sbagliarne solo una, ma l'inizio è stato decisamente scoppiettante. Ci avevo visto bene allora, ma più che altro la sua squadra aveva dei pezzi mancanti non indifferenti. Bisogna essere onesti. Così come dico, quando i miei avversari hanno una rosa superiore, bisogna dire in questo caso che io avevo una rosa nettamente superiore alla sua, e si è visto poi, soprattutto ragazzi, col portiere, pesa tantissimo, perché si prende gol poi su dei tiri che, diciamo, piuttosto discutibili, ecco, mettiamola così, quindi decisamente da tenere in conto questa cosa. Un po' di tempo per trovare questo secondo avversario, sembra però essere arrivato, eccolo qui. Sbam con il Cosenza. Questa è carina. Ho visto anche la forza squadra. Questa secondo me sarà difficile. Messi col numero 100. Non ho mai visto tre cifre sulla maglia. Qui ancora una volta Lukaku in grande forma e non ci possiamo lamentare. Abbiamo anche Mkhitaryan, ma mi tengo Çalhanoğlu. Corregge, morti letteralmente, così come Handanovic, ma va bene così. Vediamo il nostro avversario, come immaginavo, qui è tutto un altro livello rispetto alla partita precedente, senza ombra di dubbio. Incredibile anche la difesa, niente male davvero. Alisson e poi Vieira, mamma mia, quanto lo invidio Vieira, quanto invidio chi ha Vieira. Attacco però comunque originale, bisogna dire, a parte il solito Mbappé, c'è Lewandowski, Salah e Dybala. Anche se Dybala ultimamente l'ho visto parecchio. De Bruyne pure come centrocampista centrale, decisamente sbilanciato lui con sole due pedine a centrocampo. Vediamo se riusciremo a trarre vantaggio da questa condizione. Lo sapete, alla fine noi giochiamo invece con un centrocampo piuttosto folto e anche le punte sono invece molto vicine al centrocampo per facilitare gli scambi veloci. Quindi questo in un centrocampo vuoto dovrebbe facilitarci. Però ricordiamo sempre che Vieira fa paura nell'anticipo, soprattutto quando mosso dalle AI. Sa ben posizionarsi tra le linee per intercettare i passaggi. Dobbiamo stare attenti a quello. E si parte, siamo noi a cominciare. Sentire la propria squadra tutto il loro sostegno dal primo al 90° minuto. Restate con noi e godetevi lo spettacolo. Qui questo controllo allungato che non era quello che speravo. Ideale per ospitare incontri di questa importanza. Alla fine recuperiamo noi. Questo lancio per Lukaku abbastanza discutibile. Lui che prova a cambiare tutto su Dybala, che addirittura vince il contrasto di testa. Dybala che se la va a riprendere. De Bruyne.
Bravo Brozo qui in scivolata, ma non siamo stati fortunati in questo caso. E Salah invece era in fuorigioco. Lui sta giocando praticamente con 4 attaccanti. Questo dobbiamo ricordarlo. Potrebbe essere un problema anche per la difesa 5. Considerando poi soprattutto il livello di questi attaccanti. Top, ovviamente. Qui lui è stato bravo a posizionarsi molto bene. E qui però... Mamma mia che brutto passaggio. Alla fine ci è andata di lusso. Chala che non riesce però. Tiro smorzato. E va bene così. Non era quello che volevo. Ma alla fine ne usciamo in qualche modo. L'Inter sta mettendo gli avversari in difficoltà. Vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti. Peccato questa palla che non passa. Palla filtrante per Lewandowski. Mamma mia, se lui segnava qui sulla ribattuta sarebbe stato veramente brutto. Bravo qui anche Dumfries. Un po' lento questo stop di Lukaku, ma va bene così. Bravo, lo lancia, vediamo se ci arriva Lukaku. Non ci arriva purtroppo per un pelo. Ha preso male il giocatore. Ha fatto il cambio cursore in automatico. Mi ha un po' preso la sprovvista. Però qui Gosens fa bene quello che deve fare. Questo turn così lento di Lukaku è quello che ci ha fatto perdere un po' il tempo. Bravo Bastoni. Ancora sbagliato questo passaggio in realtà. Bravo ancora Brozo. No, non così lontano però. Peccato. Bello invece l'inserimento di Chala. No ragazzi, no. Perché non ha tirato a giro come avevo anche praticamente premuto il tasto ovviamente, ma qui ci giriamo male. E Dumfries ancora. Qui dominiamo e si sente la differenza tra... Brutto passaggio con Chala però che se la va a riprendere. Perché Barella non ha passato di prima? Non lo sapremo mai. Qui ci troviamo scoperti tra l'altro adesso. Ma Brozo dice no. Addirittura d'esterno Skriniar. Brutto passaggio, qui mi aspettavo però il fallo una volta che il vantaggio non si è concretizzato. Bravo Brozo che si fa trovare bene in mezzo. Troppo tempo ancora una volta da parte di Lukaku nel girarsi. Sto soffrendo questo in questo momento. Lukaku che si gira molto lentamente e perdiamo quell'attimo. Bellissimo l'1-2 che libera Dumfries. Bellissimo tutto di prima. Il cross di Dumfries, ha avuto tutto il tempo per crossare, ma ovviamente ha calciato addosso a... Per Lukaku, ragazzi, mamma mia, qui è stato fortunatissimo. Barella che si è infilato. Niente, qui pensavo la passasse indietro, invece non l'ha fatto. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lautaro Martinez. Lukaku. Fermato qui ancora, brutto stop di... Prova Salah. C'è l'opportunità per il contropiede. Bravissimo Barella. Poi lui un po' fortunato qui in questo caso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Salah! E un po' tiro abbastanza pretenzioso perché era girato di spalle. Alla fine finisce 0-0 il primo tempo.
Non possiamo in realtà lamentarci, abbiamo comunque il pallino del gioco, lui ha creato poco, ma si è sentito, cioè è evidente che il problema per quanto riguarda la sua situazione è quel centrocampo scarno. Noi dominiamo a centrocampo, ve l'avevo detto che sarebbe stata una partita di questo tipo, però troppi errori in fase finale, purtroppo non riusciamo a diciamo essere incisivi da questo punto di vista. Lui che prova addirittura col sinistro Lewandowski, però anche qui tentativo, non voglio dire velleitario perché comunque è al limite dell'aria, però adesso siamo calcio d'angolo per lui, primo calcio d'angolo per lui. Il problema fondamentale in questa partita è che noi non abbiamo creato nessuna azione decisiva. In realtà quella con Ciala si può definire decisiva, cioè senso occasione da gol effettivamente. Che peccato aver sbagliato quella lì. Veramente un buon inserimento di Çalhanoğlu. Non ci sono cambi. Vediamo lui questo calcio d'angolo. Lukaku in copertura che va a spazzare. Cioè Vieira sul pallone. Mamma mia, me la sono vista bruttissima perché questo cross, diciamo, verso il portiere. Onana è rimasto immobile. Qui era pericoloso, ho dovuto per forza spazzare via. Ricordatevi sempre di spazzare in questi casi per aumentare la priorità del comando. L'unica cosa migliore da fare. Qui ci arriva però, non riesco a passarla in tempo. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. E qui però c'era fallo. Vedo lo scatto di Barella, prova a servirlo. Lui però c'è col difensore. Lì che rilancia. Ciala riesce ad anticipare molto bene. Bella l'apertura per Gosens che ha spazio. Metti un buon cross Gosens. Non è in realtà. E dovevo provare a passarla, forse sarebbe stata la cosa migliore. Pallone morbido. Bel lancio in profondità. Niente di fatto, azione interrotta. Mamma mia, ci siamo visti abbastanza brutta qui. Brozovic. Palla che non filtra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Proviamo ad alzare per evitare l'anticipo di Vieira, ci riusciamo. E qui c'era fallo, infatti, su Lukaku. Peccato, questa poteva essere una bella azione in contropiede, ce ne stavamo andando molto bene. Gosens che ci fa qui, anche Dumfries. No, non voglio voi ragazzi. Libera il compagno meravigliosamente. La mette in avanti. Non va, non va purtroppo. Riesce a girare bene. No, che brutto passaggio ragazzi qui. Non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede quindi, no? Occasione da rete. Tiro, ma Dumfries devo dire che in realtà c'era. Se dobbiamo essere onesti, Dumfries c'era. Con Bastoni si propone. Qui che brutto errore, lasciamo adesso la difesa scoperta, attenzione. Ho avuto un lag incredibile, mi sa che l'ha avuto anche lui perché ha sbagliato. Ha sbagliato la giocata. Bellissima questa palla per Dumfries, ancora l'1-2 a lanciare. Qui fuori gioco, ma io il cross volevo farlo un po' ad aspettare Lukaku, ma mi rendo conto che era una situazione un po' impossibile. Qui forse l'unico modo per uscirne pulito sarebbe stato passarla a Lautaro. C'è stato un attimo in cui Lautaro non era in fuori gioco. Attenzione all'1-2. Non ci credo ragazzi, confusione totale, lui che se ne esce così. Qui Dumfries, attenzione alla palla che riesce a tenerla lui in qualche, in ogni modo. Ci va bene qui. Qui fallo, fallo su, immagino a questo punto su Brozo, ok. Ricordiamo ragazzi che qui in questo caso non so perché i miei difensori sono così avanti, stamente. Guardiamo qui che un pareggio è come un fallimento, praticamente.
Peccato, qui forse ci voleva la palla in profondità. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Qui Onana in uscita. Questa scivolata abbastanza rischiosa. Riconquistano il pallone e il pallino del gioco. Ecco che parte il cross. E il cross è controllato dalla difesa. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. L'allenatore non può. Bastoni che esce, palla al piede. Prova a scendere. Ma fine, la palla è buona. Lautaro Martinez. Non me la sono sentita di dargliela qui. Che peccato. Giusto, al momento giusto. Avevano imbastito una trama di gioco interessante. Peccato sia mancata la qualità su quel. Non ho capito che cosa ha fatto Bastoni qui. Niente di fatto. Ancora qui una palla deviata. Skriniar che ne esce molto bene. Qui un po' sfortunati in questa serie. Da lì può concludere. Barella. Bellissimi questi scambi di prima. E si vede, Fabio. E qui ancora una volta, ragazzi, Lukaku che mostra tutta la sua lentezza. No, ragazzi, non ho parole. Tiro di prima di Salah dal nulla. E lui si ritrova in vantaggio con l'unica azione con cui riesce a fare un paio di scambi di prima. Che peccato, ragazzi. Non ha neanche senso provare, diciamo, a pushare qui, nel senso a spingere, perché fondamentalmente non c'è molto da fare. Anzi, in realtà io forse Ciala lo tengo. Sta meglio di Barella. Brutta, 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 ragazzi, questa fa male, fa veramente male questa. Perché stavamo giocando meglio, nel senso lui non ha creato nulla, unica azione, va in gol. Brutta, brutta, brutta. Anche pareggiare in realtà, vi ripeto, varrebbe a poco. Provo a buttarmi in avanti perché io devo sicuramente fare un gol qui. Sicuramente vuole rafforzare la difesa. Bellissimo intanto questo scambio. Vediamo se otteniamo il calcio d'angolo. No, non ci credo che non riusciamo a tenere questo a rubare questo pallone qui. Spinge cedendo il pallone lungo. Palla che la palla che non passa. Riceve la palla. Sceglie di andare per vie verticali. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Sarà... Lui che tira di prima. Mamma mia, ragazzi, questa sconfitta brucia tantissimo. Perché, vi ripeto, ci siamo mostrati decisamente superiori. Veramente, guardate il possesso palla. Non c'è storia in questa partita. Perdiamo con questo tiro dal nulla di destro di prima di Salah in mezzo a due giocatori. Palla che passa e va in porta. Veramente, ragazzi. Se non siete d'accordo qui che è un colpo di fortuna, non so come possiamo essere d'accordo su altro. Mamma mia, ragazzi. Ci sta però. È questo il calcio. Io vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima.